che la luce, perché parlo di laser? In realtà parliamo della radiazione elettromagnetica, faremo un breve accenno anche a quelle che sono le radiofrequenze, per quelle che sono le mie, i miei modestissimi approfondimenti, ci siamo focalizzati un po' più sui laser fondamentalmente, ma insomma cercheremo di implementare qualche considerazione positiva. È una chiacchierata, quindi mi potete interrompere anche senza che necessariamente arriviamo al termine per fare così, insomma ci possiamo chiarire cammin facendo. E quindi andiamo ad analizzare un po' gli elementi che caratterizzano le radiazioni luminose nella loro applicazione medica. Non vi voglio vessare ancora con concetti che ben conoscete, quello che è lo spettro elettromagnetico, la differenza tra un laser e una luce pulsata, intesa come connotazioni caratteristiche, ovvero monocromaticità, coerenza, collimazione, monodirezionalità, che ci permettono tutta quella pletora di effetti assolutamente sorprendenti per certi versi, anche la fisica ci traduce, e che ci permettono una assoluta selettività su base fisica di quello che è il target che deve essere oggetto del nostro intervento terapeutico. Ci sono due ulteriori aspetti che caratterizzano il laser: da un lato la brillanza, che permette l'uso di fibre ottiche fino a determinate lunghezze d'onda, come ha spiegato il professor Cecchetti, e la possibilità di concentrare il numero di fotoni in impulsi estremamente brevi con i Q-switch, che ben conoscete, ma anche gli M-mode, che sono ancora più brevi in termini di potenzialità di espressione di impulsi, e che in funzione di questo riescono a minimizzare effetti di dispersione termica, di conduzione termica, che poi di fatto sono quelli che vanno sempre presi in considerazione per quello che è il carico di avversità che possono caratterizzare un trattamento. In ambito biologico le grandezze fisiche di un laser, al di là della sua frequenza, della sua lunghezza d'onda, della potenza e dell'energia, concetti che ben conoscete, quindi conto, insomma, sui quali, ripeto, il professor Cecchetti è già stato estremamente esaustivo, parliamo di densità di potenza e influenza, cioè due parametri che sono interessanti. La densità di potenza è intesa come watt su centimetro quadrato ed è la potenza rilasciata su un'unità di superficie irradiata. Questa potenza fondamentalmente è inversamente proporzionale alla dimensione dello spot. Che significa? Significa che se andiamo a considerare la profondità di ablazione per un laser ablativo, in funzione della grandezza dello spot abbiamo una compliance del tessuto prima che avvenga l'ablazione che è via via maggiore. In altre parole è un po' come se ci muovessimo in un ambito di grandezza fisica inerente alla pressione. La pressione è inversamente proporzionale alla superficie, una quota degli effetti meccanici dei laser è riconducibile allo stesso principio in fin dei conti. La fluenza è la densità di energia rispetto alla superficie, si esprime in joule, che è una delle misure che più comunemente viene utilizzata per stabilire in qualche modo quello che è, diciamo, poi anche il settaggio pratico di uno strumento prima di utilizzarlo. Così come anche è opportuno considerare che in funzione della tipologia di emissione del laser stesso avremo intuitivamente delle grandezze caratteristiche, ovvero quando abbiamo una emissione discontinua, per cui qui dobbiamo considerare la potenza massima che darà degli effetti biologici correlati al riscaldamento, ma dovremo considerare anche la potenza media, così come l'assorbimento progressivo dell'energia che viene distribuita al tessuto, che via via crescente, specie se non riusciamo ad intervenire in quella foto selettività della quale parleremo tra breve, che già vi ha ampiamente illustrato il professor Cecchetti. E io, questi sono aspetti sui quali passo molto velocemente, possiamo addentrarci un po', ma credo si sia relativamente superficiale. Quello che è opportuno è che nel momento in cui noi irraggiamo con un laser una superficie, dobbiamo immaginare una distribuzione dell'energia che segue una curva gaussiana che si impermea al centro dello spot e che si va declinando in termini di energia alla periferia dello spot. A metà del raggio abbiamo distribuito l'85% dell'energia del laser stesso.